Buonasera, anzi, dallo stadio comunale di Arezzo insieme a Riccardo Bonelli e Marco Rosati per la presentazione di Arezzo Pisa. Riccardo, partita difficile questa per la compagine di accanto, che viene dopo una sconfitta. Il Pisa viene da un pareggio interno con il Siena in una partita che è andata anche sulla Rai un sabato, se non erro, giocata a grandi ritmi, una gran bella squadra questo Pisa, una delle candidate alla promozione diretta. Sì, buonasera a tutti. Era una candidata alla promozione già ad agosto, figuriamoci dopo il mercato di gennaio in cui si sono ulteriormente rinforzati. Adesso è una squadra completa ed è veramente un osso duro. Si presenta ad Arezzo con una veste nuova, ma con un reparto avanzato e una difesa veramente di primo ordine rispetto a anche prima del mercato. L'Arezzo che oggi cambia formazione, si va in campo con i tre centrali, Burzigotti, Pelagatti e Pinto, con Luciani e Sala spostati sulle fasce laterali, e sicché un 3-5-2, Cutolo e Brunori in attacco, c'è Serrotti, ci sarà dal primo minuto Salifu, Basit non è neppure in panchina invece torna come anche domenica scorsa Belloni, del quale questo Arezzo ha estremo bisogno. Sì, c'è un cambio di modulo, molto probabilmente D'Accanto ha valutato che contro questo potenziale offensivo i tre centrali difensivi potessero dare maggior apporto e maggior fisicità. È un reparto difensivo ben costituito anche a livello fisico e due ali abbastanza veloci che in fase difensiva l'Arezzo giocherà a 5 con le ripartenze di Luciani e di Sala. Ecco, quello che dicevamo anche nelle partite precedenti, l'Arezzo ultimamente mancava un po' della spinta sulle fasce, il 3-5-2 è una formazione, è un modulo che invece è fatto apposta per poter spingere sulle fasce. Sì, i tre centrali liberano un po' e Luciani e Sala dai compiti anche di marcatura e sono un po' più liberi di spingersi in avanti per dare un apporto, se no al centrocampo, che se no sarebbe in difficoltà a livello numerico. Il problema dell'Arezzo di questi periodi, a parte la questione fisica, che non dovrebbe avere molto, molto senso dopo 20 giorni di inattività, è legato al solito discorso della sterilità offensiva. Inutile girarci dietro, non per niente ancora stiamo sperando di avere una punta centrale che riesca a concretizzare la mole di gioco che fa la squadra di D'Accanto. Quel Moscardelli che l'anno scorso vestiva la maglia Amaranto ed oggi per la prima volta ritroviamo come avversario. Sì, fa un certo effetto e poi sicuramente dividerà la piazza, saranno fischi, applausi, indifferenza, ma insomma non è un giocatore che passa inosservato, ma non dovevano passare manco inosservati i due anni che ha fatto ad Arezzo, insomma. Appena
terminato il primo tempo qui ad Arezzo, belli primi 45 minuti, le squadre sono ancora sullo 0-0, però Riccardo è uno 0-0 che ci sta come gioco da parte di entrambe le compagini, con portiere del Pisa in evidenza e l'Arezzo che ha salvato sulla linea un tiro da ravvicinato da calcio d'angolo che poteva andare ben diversamente. Sì, è un risultato di parità giusto nel primo tempo, non è giusto lo 0-0 perché ci sono state molte occasioni da rete da ambo le parti e quindi era un pari con gol, meritava questa partita perché lo spettacolo c'è stato, le occasioni da rete da tutte e due le squadre, il Pisa ha dimostrato un potenziale offensivo non indifferente, però l'Arezzo ha saputo tenere campo e specialmente nelle ripartenze con Cutolo e Brunori hanno creato diverse occasioni e il portiere loro è, si è messo in evidenza con un paio di vere parate. Una su Cutolo in un tiro a mezza altezza nella quale Gori si è disteso e l'altra su un colpo di testa ravvicinato di Brunori da un metro nel quale è stato reattivo il portiere, però da quella posizione un attaccante l'avrebbe potuto angolare un pochino di più, Giorgio. Sì, diciamo subito che questo secondo me è il miglior portiere che c'è in categoria, io ho visto fare degli interventi davvero notevolissimi, tra l'altro è molto giovane questo Gori, Stefano Gori, classe 96, in effetti soprattutto la parata su Cutolo per me è stata straordinaria, la seconda, quella che è riuscita a mettere in corner, nell'ultima forse dobbiamo dire Brunori non è riuscito a sfruttare quella palla che insomma a due metri dalla porta se la indirizzava un po' meglio non la poteva prendere, credo, per quanto fosse forte. Siamo un po' rammaricati alla fine di questo primo tempo che, come hai detto giustamente, è stato bello, però l'Arezzo ha avuto le occasioni più importanti e Pelagotti, cioè, non è stato impegnato, mentre il suo collega secondo me è stato il migliore in campo. Un'ultima cosa a tutti e due chiedo: il Salifu oggi dal primo minuto ha liberato Foglia che più avanti si fa vedere. Sì, non a caso Foglia ha giocato una bella partita, a livello fisico molto, molto importante, con delle accelerazioni e a volte ha spaccato il centrocampo. Salifu è partito in sordina, nel finale è cresciuto e a parte l'errore che ha fatto in disimpegno ha dimostrato il suo valore. Sì, dopo a me mi sembra positivo, diciamo, l'esordio, lo possiamo dire, dal primo minuto di Salifu. Sì, effettivamente ha giocato una buona partita, soprattutto con l'andare dei minuti è riuscito a fare delle cose importanti sia in fase difensiva che in fase offensiva. Si vede che è un giocatore che ha esperienza e quindi sicuramente se continuerà a crescere può dare un contributo importante a questa squadra, anche perché ha caratteristiche che ci mancano, forse Remedi, ecco, è un po' così, insomma, è uno che può stare anche fisicamente, dare un contributo importante. Allora, vi abbiamo fatto ascoltare lo speaker e a questo punto già si sa che l'Arezzo ha battuto il Pisa per 1-0 con il gol di Nello Cutolo su rigore al 21esimo del secondo tempo. Gran bella partita questo derby tra Arezzo e Pisa, gran bella vittoria dell'Arezzo senza neppure soffrire troppo, dai Riccardo. No, abbiamo sofferto perché noi siamo inguaribili e quindi soffriamo anche quando non ci sarebbe da soffrire. Comunque, se il primo tempo è stato bello, il secondo è stato superlativo. L'Arezzo specialmente è entrato in campo con un altro piglio, con un'altra determinazione, e la vittoria non netta, perché il Pisa ha avuto le sue occasioni, però è stata meritatissima. Abbiamo detto alla fine del primo tempo un grande portiere Gori, grande portiere Gori, però anche Pelagotti oggi in un paio d'occasioni nella ripresa ci ha salvato dal pareggio. Sì, anche se nella seconda prima era stato lui a provocare, cioè ha fatto una leggerezza che dopo ha fatto il miracolo.
Comunque bravissimo Pelagotti, bravissimi tutti oggi, perché era importantissima questa vittoria, no? Che interrompe un periodo grigio, diciamo, dell'Arezzo, e quindi ci rilancia alla grande, anche aspettando la decisione che verrà finalmente sul proprio Ascenza. Dicevi ci rilancia alla grande, andiamo a vedere la classifica. Carrarese, Piacenza 40, Pro Vercelli 39, 37 l'Arezzo, 35 il Siena, poi Lentella, che comunque deve recuperare ancora diverse partite, ne ha solo 33, sta segnando il passo. L'Arezzo ha ripreso la sua corsa, Riccardo, ci sta facendo divertire, non chiediamo l'impossibile, però chiediamo solo di continuare a divertirci così. Sì, questo Arezzo gioca bene, fa divertire, e oggi ha avuto anche il merito di creare tantissime occasioni. Non mi sento di niente per quanto riguarda le occasioni mancate, perché abbiamo trovato un portiere, come diceva Giorgio, che per la categoria è sprecato. E quindi niente, prendiamoci questa vittoria, soprattutto con il primo rigore da tempo immemorabile, un rigore per un fallo di mano, però la vittoria è bellissima e ci rilancia alla grande. Un Salifu che ha giocato 90 minuti nonostante non avesse mai giocato un'intera gara, non avesse tutti i 90 minuti sulle gambe, detto dall'allenatore. Infatti alla fine, nel secondo tempo, da metà del secondo tempo, ha giocato quasi da fermo, però ha un senso della posizione che in categoria l'hanno pochissimi. Sì Marco, sono d'accordo, tra l'altro la vittoria ha più valore proprio per questo, perché l'Arezzo oggi ha giocato in condizioni meno mate, perché mancavano giocatori importantissimi. Un'ultima considerazione con Riccardo. Allora Riccardo, abbiamo detto di questo Arezzo meno mato, solo due i cambi che ha fatto dal canto, tra l'altro uno è stato dovuto perché Cutolo aveva avuto una botta, è uscito Claudicante, ed uno per perdere tempo a un minuto e mezzo dalla fine. Questo vuol dire che la panchina ci sono giocatori come Belloni, che ancora non è in condizioni, deve rientrare, però insomma aspettiamo questo attaccante negli ultimi giorni di mercato. Siamo messi, dai, ci divertiamo, stiamo sì, ci divertiamo. La panchina, abbiamo 30 giocatori, però come ho detto prima abbiamo bisogno di sfoltire, perché abbiamo troppi doppioni, troppi giocatori che non giocano, e manca la cosa più importante per fare, non dico il salto di qualità, perché questa Arezzo i salti di qualità li sta facendo in continuazione, però per aiutare Brunori e per materializzare meglio la gran mole di gioco che facciamo. Ed una vittoria, come diceva ora Giorgio che si sta preparando per un'altra intervista, una vittoria che ci rilancia, una bella vittoria per una squadra che aveva bisogno anche di portare a casa il risultato, troppe volte sfuggito negli ultimi minuti. Sì Marco, ma soprattutto la cosa che valorizza più di tutto è l'avversario che abbiamo incontrato. Noi abbiamo incontrato una delle migliori squadre, che si è rinforzata anche a gennaio, e l'Arezzo nonostante tutto, ma non è inutile dire con grinta e cuore, questa è una squadra che ha qualità e che gioca al pallone, quindi il cuore e la grinta senza il gioco fanno poco, ci si può salvare ma non si fa un campionato di vertice come stiamo facendo noi. Ok, noi abbiamo a questo punto terminato, un saluto e ci risentiamo il 3 febbraio sempre qui dal Stadio Comunale di Arezzo per Arezzo Siena.